Hello! Bentornati su The Games Brew, io sono Roy Loat e oggi si continua la nostra avventura in Battle Brothers. Le cose stanno andando abbastanza bene, tocco ferro, anche se non riusciamo a trovare le bestie erranti per portare a termine il nostro obiettivo principale qui, ed è un po' un problema. Allora, prima di iniziare, un paio di cose. Una cosa molto importante. Ragazzi, potrebbe esserci un problema con la mod in italiano, perché nell'altra run che sto facendo parallela a questa, arrivato intorno al turno 50, quindi ci siamo quasi, il gioco crashava. Ho tolto tutte le mod che avevo installate, anche se non le stavo utilizzando, però stavano nella cartella, e niente, continua a crashare. Ho tolto la mod in italiano e il gioco non crashava più. Quindi sappiate che potrebbe esserci questo problema, adesso lo vediamo. Ma d'altronde, quando aggiornano il gioco, se non aggiornano le mod, può presentarsi un problema del genere. La seconda cosa riguarda me. Se qualcuno di voi dovesse essere esperto in cucine, mi potrebbe far sapere qua sotto nei commenti una marca buona. Sto cercando una nuova cucina per mia madre a 5 fuochi. Avevo visto quelle della marca italiana La Germania, ma poi leggendo su internet ho visto che hanno dei problemi con il termostato del forno, non regge la temperatura, quindi non sono più andato a comprarla. Però appunto, siccome io non ho mai avuto di questi problemi, non ho mai dovuto comprare una cucina, se dovesse esserci qualcuno che ne sa qualcosa, fatemi pur sapere le vostre marche preferite qua sotto nei commenti. E torniamo immediatamente al gioco. Allora, un'altra cosa che dovremmo assolutamente fare è comprare delle armi nuove. L'altra volta avevamo preso qui la picca, questa qua nuova, la roncola. Dovremmo... ah, abbiamo messo anche questo, giustamente. Sì, il Kopesh. Non è male. E poi un'altra cosa, mi sono fatto la lista dei background migliori. E ahimè, il selvaggio non è così buono come sembri, perché, come mi avete consigliato, sono andato a vedere la Wiki e praticamente fa vedere che ci sono delle statistiche non evidenti negative, così come ce le hanno altre classi, e ce ne ha parecchie di negative, quindi in realtà non so quanto convenga. Ho la lista invece dei background che non hanno malus, o perlomeno lati deboli, e quindi cercheremo di prendere quello. Per esempio c'è l'apprendista, il barbaro è molto buono, il cacciatore di bestie, il pescatore, il gladiatore, il grave robber, che tra l'altro ce lo dovremmo avere, dovrebbe essere quello che abbiamo preso l'altra volta, il grave robber. Era questo? Dove si vede? Dov'è il mestiere? No, questo è il background compagno. Non c'è un grave robber? Lo sono sognato? Vai. Quindi, ok. Allora, vediamo qui se tante le volte... allora, hanno una missione di livello 2. Potremmo rischiare. Qui che hanno? No, qui hanno le armature. C'era... no, c'è questo. C'è l'alchimista che fa le bombe. Qui c'è un botto di gente, ma adesso non possiamo prendere... altri compagni. Adesso dobbiamo prendere le armi, assolutamente. Le balestre ci servono, è vero, perché qui non ho le balestre nuove. Tra l'altro mi serve almeno un altro compagno qui che protegga sto lato. Abbiamo tantissime cose da fare, proprio tantissime. Quindi andiamo a vedere sta roba qui. Oh, dobbiamo consegnare il pacco, che palle. Vabbè. Oh madre, che palle. Però perlomeno non dovremmo crepare male. Ritorniamo qui un'altra volta. Stiamo facendo avanti e indietro tra queste due città. No, vieni qui. Ah beh, potremmo... no, non facciamo il giro lungo perché poi perdiamo i soldi. Allora, qui li abbiamo visti l'altra volta. Ci sono una sorta di draghi, serpentelli troppo cresciuti che si aggirano in questa zona, e quelli sono molto pericolosi. Dovremmo trovare i lupi. I lupi mannari non sono fortissimi, però stanno a nord e non li troviamo. Boh. Non so. A parte io preferisco stare nelle foreste, nelle steppe, che in queste zone desertiche, ma se ci dessero missioni un pochino remunerative... Qui che c'avevano?
qui ce l'aveva. Guarda, guarda quanto costa questa. Allora, la frusta è molto buona perché permette di togliere le armi a un soldato. Quello non è male. Ah, tra l'altro, fatemi una cosa. Tu hai tre. Ma c'è anche questa che... Ma potremmo provare a fare così, va? Il fatto è che così veramente scende troppo, troppo... l'energia. Vai, vediamo un po'. Dammi un'altra missione. Un'altra volta un pacco. Aspetta, compriamo del cibo. 131, vai. Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Qua sto bene. Torniamo anche nella zona dove mi pare. Nella zona... Mamma mia. Torniamo anche nella zona che mi piace di più. Qui c'è una fortezza abbandonata che potrebbe essere casa di pericolosissimi banditi. Speriamo. Se non ce ne fossero troppi potremmo anche attaccare. Ok. Allora, prendiamo subito sta posizione sopraelevata, grazie. Sopraelevati. Oh, 26. Perché è notte? Non l'abbiamo preso. Questo è pericoloso. Questo c'ha la sciona pericolosa. Gli altri hanno un martello, non so quanto sia pericoloso il martello. Allora, aspettiamo. Dai, ma com'è possibile? Muro di lance. Lo so che devo mettere altre armi. E forse avrei potuto mettere le armi che abbiamo trovato. Ma ci servono i soldi. E comunque per comprare le quelle nuove non ce l'abbiamo. Se no userei delle mazzarelle. Allora, se riuscissimo a far fuori subito questo con l'ascia sarei... Davvero? Cioè, noi che siamo super addestrati non li abbiamo presi al buio e quello mi ha addirittura stordito. Niente. No, 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 perché? Perché ti impaurisci? Non ti impaurire. Ha pure la sabbia. Moldavo va cambiato. Tutti sta sabbia usano. Bene, ci ha scannato lo scudo. Riusciremo a decapitarlo? Non credo. Proviamo. Dai, non prende niente. Ah, non c'ha lo scudo, quindi non può più cacciarlo indietro. Au. Va bene. Prendo un'ansia. 31, 34. Non so se convenga sparare a questo o a quello. Ok, convenuto a questo. Basta con le frombole. Mannaggia a voi. Oh, meno male. Meno male. Dai, abbiamo eliminato quello. Cerchiamo di eliminare anche questo. Assolutamente ci serve un sostituto per questo personaggio qua. Bene. Bene.
Avanti così. Moldavo, dai. Che il problema è proprio il fatto che ci siano queste statistiche, diciamo, nascoste. Per cui non è facile capire eventuali malus nascosti di un personaggio. Mo non so lui che era. Probabilmente il bracciante, che non credo ci sia tra l'altro proprio nella lista mia. Fammi vedere. No, infatti non ce l'ho il bracciante, a meno che non sia, aspetta, in inglese, perché me ne sono scritto in inglese. No. Quindi probabilmente il bracciante ha dei malus che appunto ne modificano l'attacco. Nessun danno pesante, nessun loot però. Cioè nessun loot, nessun passaggio di livello, però abbiamo trovato la spada e l'elmo rinforzato da nomade che ci piace tantissimo. Questa veste in pelle da nomade. Allora, in realtà l'elmo lo possiamo utilizzare subito. Con te. Con Meroveth. Perché tu devi essere... Cioè, la fatica questa qua non cambia mai. Vabbè, sì. Ok. Sempre 98 rimane. 98? 90 di 1 cambia. Andiamo qua. Questa è 115, 125. Ok, gli altri no perché... Beh, oddio, te, io potrei prenderlo questo, 115 contro... Adesso potremmo prenderlo. Tra l'altro ci toglie anche la fatica, ci dà... un punto in meno. 95, ok, questo è 65 di difesa. Tu quanto hai? 65, fatica 6, fatica 7, non conviene. Ok, qui eviterei perché adesso ci dobbiamo curare. Qua ci sono i serpenti, ma quelli non... A meno che non siano i draghi, potremmo provare. C'è qualcosa... Non l'avevamo già fatto questa qui? Forse era nell'altra rana. Praticamente ci sono dei cacciatori con un buco nel terreno. Possiamo pagare per vedere dentro, mi sa tanto di trappola, quindi ciao. Possiamo provare ad attaccare questi serpenti, ma... Ok, non ho idea di cosa facciano i serpenti perché... Mi ricordavo quella specie di draghi, ma non questi. 45 solo, mamma mia. Il fatto che non so se questi siano dalla distanza bello o meno, quindi che cacchio è? Au, madonna, tumboato di danno. Via via che questi qua vi spostano, che sfiga. E la miseria. Ci fanno malissimo. E non è morto nessuno però. E fai così. Non puoi. Non c'è lo scudo, è vero. Ok, dobbiamo uccidere questo. Perché sennò si uccide. Mi uccide a me. Ma non ci arrivo. Ah!
Ah, ma lisciato, che fortuna! Bene, fa tutto un cavolo. Ok, via. C'ho lo scudo. Uccidilo, per favore. Dai, non è il momento di lisciare. Ottimo, vai. A uccidere quella adesso. Ma noi non avevamo messo il cambio di... di linea con qualcuno, mi sa di no. Non lo vedo. Perché? Cacchio di serpenti, comunque, che schifo. Questi non li posso... ah, non posso usare. Ottimo che la spada li fa sanguinare. Mamma mia, mai più. E nessuno è salito di livello. Abbiamo trovato delle scaglie arcobaleno. Via, quelli non li voglio proprio combattere. Però abbiamo finalmente portato avanti la nostra missione. Dove dobbiamo andare qua su? A Guldoft. Quei nomadi continuano a seguirci perché tanto siamo messi bene, no? Non abbiamo uno scudo in tutto ciò. Abbiamo sempre un milione di scudi. C'è il tassidermista, però forse ci può comprare un po'. Signore, ci compri qualcosa? Un cacchio giratorio. Allora, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ci serve roba per riparare, ma questa non ce l'ha. Che c'è? Per belle armature c'è anche uno scudo, grazie. Costò un rene, tra l'altro. Allora, vediamo un po' che c'è. Razziato. Vediamo sta missione. Un altro pacchetto, tutti i pacchetti. No, mo mi direi torna giù. No. Ok, su. Va bene, qua su ci piace. Abbiamo 5.000 monete. Che ci avete qua? Oh, la taverna, vai. Grazie. Vediamo se qui troviamo qualcuno. Quanto pare no, è stato un viaggio tranquillo. Meglio, perché così ci curiamo. Ok, 410 corone. Quanto vuoi per le balestre? 1000. Porca miseria, bellissimo. Chi c'hai qua? Questo è? Sarto. Non credo che il sarto sia nella lista, no. Allora, fammi salvare. Ok, vediamo questo contratto di livello 2. Ok, c'è qualche cosa che dobbiamo massacrare. Oh, i webnetch, i ragnoni. Beh, però, se riuscissimo a non morire potremmo portare avanti la nostra missione. Non è il caso proprio di attaccarli adesso di notte, perché quelli sono rognosissimi. Tra veleno e ragnatela che vi blocca, non vi consiglio proprio di attaccarli di notte. Comunque, due combattimenti e non abbiamo preso manco un livello. Che palle che stanno dentro il bosco. Avrei preferito combatterli. Sono 8. Mamma mia, non sapete quanto odio le foreste. Non erano 8? Mamma mia. 65, 59, vai. Ok. 53, 50.
Perché condizionano tantissimo il movimento. Adesso non guardate che ci ha detto Fortuna che siamo in una radura, ma di solito sono tutte strettoie e disgraziatamente... E i soldati vengono sparpagliati. Disgraziatamente un balestriere dovesse rimanere isolato sarebbe veramente la fine. Allora. 68. Perché non uccidere questo, eh? Oggi anche lui ha deciso di non prendere nessuno. Bello. Uccidilo? No. Tra l'altro, come avete visto, muoversi nel bosco fa consumare un boato veramente di energia. Speriamo che almeno salgano di livello tutti. Sbagliato, avrei dovuto tirare a questo. Niente, proprio. Ah, è stato avvelenato il mio alter ego. Allora, fortunatamente con il balestriere abbiamo praticamente l'abilità shotgun, fucile a pompa, per cui gli possiamo sparare anche nel caso si appiccichi così. Au. Vaffan bene, oh. Un cavolo di critico ha fatto. Questo Dreth oggi proprio non c'ha voglia di combattere. Ancora? 7 milioni sono. Vai, fucile a pompa. L'abbiamo anche spostato. Benissimo. Oh, buongiorno, Dreth. Ecco, sbrighiamoci perché... Porca miseria. Dai, non sai togliere le ragnatele? Sto cavolo di veleno adesso. Dove stanno andando? Perlomeno il veleno è finito, ok. Hello? C'è nessuno. Ok, è finita. E niente, manco mezzo livello, porca miseria. Non si livella più. Vabbè. Abbiamo preso qualche danno infinito o no? Moh! Oh. Sfiga. Ok, 610 corone del cervo stagionato e non ci sono più abitanti scomparsi. Grazie. Potremmo veramente prendere una balestra, eh? Cosa fa? C'è bisogno di... Oh, sì.
Ok, io direi spostiamoci, andiamo a Koppeldorf. Non so se mai visitato Koppeldorf. Oh, non ci fa vedere cosa ci sia, perché probabilmente non c'è niente. Qua su non c'è niente. Andiamo a vedere se tante le volte lì avessero qualcosa di carino, interessante. Non c'erano passati qua? Fortunatamente ci hanno ignorato, perché credo che siano ancora feriti i miei soldati. Esatto. Bene, non hanno niente. Allora, vediamo qui. Un altro pacchetto. Va bene. Non ci pagano neanche di più. Dove dobbiamo andare? Allora, adesso interessa se ci fossero brigati. No, ancora no, mamma mia. E non è successo assolutamente niente durante il viaggio. Direi anche meno male. Abbiamo 6.000 monete, potremmo comprare un'arma nuova. No, questa c'è solo l'armatura. Certo, c'è la cuffia questa. Non mi dispiacerebbe, eh. Intanto vendiamo questo. Qui non c'è nessuno. Pastore era nella lista. Mi pare di no. Miller. Forse devo vedere. Vai, comunque. Allora, qua c'è una missione. Allora, intanto salviamo, che se no... Boh, veniamo sta missione. Un altro pacchetto dove dobbiamo portare. Erzheim qua sopra, è un po'. Se ci imbattiamo in qualcosa stavolta. Ok, a quanto pare ci hanno rubato il pacco durante la notte e dobbiamo seguire le tracce dei ladri. Dico... di notte. Un Alp. Potrebbe essere un Alp. Allora, Agus corre verso di noi e dice che qualcosa sta osservando, qualcuno sta osservando il campo. Andiamo a vedere, vediamo una silhouette nella distanza. E sembrerebbe avere degli artigli. Non siamo, a quanto pare, sicuri. Però dice che è sibila. Ah beh, sì, perché prendiamo la torcia, la spingiamo verso la forma e vediamo che la sua pelle diventa arancione. E ha pure una bocca piena di zanne. Potrebbe essere un Alp. Uccidilo. L'Alp fa malissimo. Ottima scelta, direi. Agus è insoddisfatto, non so perché, voleva... ha preso 200 d'esperienza, anche noi, è insoddisfatto. Non so perché sia insoddisfatto, dovrebbe essere contento. Abbiamo ucciso un Alp. E non abbiamo preso niente d'esperienza, nonostante i 200 punti d'esperienza. Ok, briganti predoni, andiamo a riprenderci il pacco. Allora, attendi. Attendi perché guarda, non può vedere niente. Formazione a quadrato. No, Agus, perché è insoddisfatto adesso. Eppure si è comportato benissimo.
Dovrebbe essere contentissimo. Ho ucciso un alp da solo. Ah, tra l'altro mi avrei fatto notare che il moldavo ha anche una ferita permanente, per cui va assolutamente cambiato. Dobbiamo trovare una recluta migliore, ma provala. Ci abbiamo manco gli occhi per piangere. Le asce no, non si tirano gli oggetti contundenti. Ma dico io che maniere. Saliremo di livello dopo questo ennesimo combattimento? Noi crediamo di no. Azzarda. Quel mega martello che manco i cartoni animati. Olè! Ciao testina, guarda qui. Mi basta la testa lì da sola. Non ti azzardare a scappare. È finita, tanto non lo prenderemo mai. Niente, non saliamo di livello. Che cacchio. Però abbiamo preso l'armatura buona. Fammi vedere perché. Madonna mia. Che lentezza. Abbiamo uno scudo. Questo, che lo mettiamo qui immediatamente, grazie. Una mazzarella pure. Non è male. Tu quanto hai? 86, 81. Potremmo... No, lui c'ha quelle. Potremmo... No, ma dobbiamo vendere sta roba. Ci servono i soldi, raga. Ci servono i soldi. Siamo dei morti di fame. Riprendiamo il viaggio. Allora, il gioco ha crashato. Ho dovuto rifare pure l'altra battaglia perché... non avevo salvato, ecco perché bisogna salvare sempre. È andata tutto uguale, l'unica differenza è che questo ha questo elmetto e non più quello buono di prima, e che nella taverna gli altri non sono saliti tutti di morale. Allora, qua potremmo provare con qualcuno. C'è Dieter, c'è Anselm, un botto di gente... Buona, dobbiamo assolutamente cambiare il moldavo o mettere qualcun altro, perché il moldavo con la ferita non va bene. Tre in attacco. Noi quanti ce ne abbiamo? Questo ha due. Thompson potrebbe passare in seconda linea. Non adesso. Allora, facciamo così. Allora, te, ciao. E te vai qua, tu diventi il moldavo. Ok. E ti prendi tutte ste cose. Per adesso che deve salire di livello, poi dopo lo switchiamo con Thompson. Perché per adesso va bene così. Poi vendiamo qua la roba, esci, basta, non prendiamo più nessuno. Via, via, via. Uno scudo me lo tengo, l'ho visto prima. E qua ci serve sta roba, ma... Allora, quello che non so davvero se togliere sta lancia. Fatica 6... Fatica 8, boh.
Ah, dobbiamo vendere anche le asce. Oh. La vernice per adesso non ci serve. Ok. Potremmo prendere anche un'arma. Solo che 4.000, ragazzi, cioè veramente un boato costano. No, no, no. Ci conviene aspettare e vedere se possiamo prendere un altro compagno in una delle città seguente. E dobbiamo passare attraverso le montagne. Purtroppo non abbiamo potuto aggiungere un altro compagno perché quello è il Moldavo, adesso che c'aveva con la ferita in testa. Però forse vorrei terminare qui con un nuovo personaggio, non mi dispiacerebbe. Stavolta salvo subito, non dovesse crashare, dovessimo perdere il nuovo personaggio. Certo, adesso deve rilivellare. Ok, nessuno è salito di livello, fantastico. Facciamo un'altra missione prima di terminare. 830, quindi prenderemo schiaffi. Dobbiamo scacciare i briganti dalle rovine. Beh, potrebbe essere una buona missione. Andiamo a vedere. Tra l'altro, aspetta. Facciamo già così. Dovremmo arrivarci di mattina. Peccato che non siano saliti, aumentati di morale. Non abbiano avuto un boost al morale. Vai, ingaggia. Ok. Sembrano abbastanza easy. Ecco appunto. Che non sto zitto. Qua facciamo così. Magari se equipaggio questa. Lascia, è pericoloso. Ok, abbiamo preso quello dietro. Tra l'altro questo qua sembra, con la barba sembra tantissimo il mio macellaio. Cerchiamo di non farti prendere subito un danno permanente, a te che sei nuovo. Tagliagli la testa, niente. Tra l'altro mica mi ricordo come aveva preso il danno alla testa il vecchio Moldavo. Okay. A quel piccone. Ottimo, ottimo. Il nuovo Moldavo, il Moldavo 2.0 ci piace un sacco, eh? Non scappare, maledetto.
prenderemo mai. E nessuno sale. Oh, raga, non si sale mai di livello. L'abbiamo ripresa. Che fortuna. La cuffia metallica, vai. Ottimo, ottimo. Allora, ciao. La cuffia metallica. Qui, perché questo è 110. Questo 70. Perché è arrugginita. Se 50, 2 di fatica, 4 di fatica, tanto. Qua invece 40 contro 50. Questo. Meglio questo qua. Ok, andiamo a prendere i soldi. Quant'erano? 830 corone. Questa è andata molto bene. In realtà arriviamo a 7000. E direi che posso fare un viaggio a Nadelfest a vedere se ci sia qualche recluta con cui iniziare il prossimo episodio. Per oggi però terminiamo qui. Più ricchi che mai, signore. Signori. Ok, siamo tutti molto allegri. Anzi no, la roba la vendiamo nell'altra città. Quanto costavano gli utensili? 262, te li tieni. E qui non c'è niente, però... Allora, abbiamo i soldi per prendere un altro personaggio e forse anche un'arma. No, perché le armi costano troppo. Però direi che abbiamo rischiato contro i serpenti, abbiamo rischiato con tutto, ma siamo riusciti a sostituire il Moldavo. Quindi adesso dovrebbero andare meglio le cose. Non l'ho tolto, ragazzi, perché non è morto. Per cui non vedevo il motivo di eliminarlo. D'altronde aveva solo quella ferita. Nel caso fosse morto, ovvio, avrei messo un altro nella lista. Però appunto, le cose procedono. Siamo anche riusciti ad avanzare un pochino con la nostra missione di ammazza bestie. Vedremo se riusciremo a terminarla nel prossimo video. Per oggi però terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere in piace il video e iscrivervi al canale. Io sono il mercenario Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!